El inviato di las siete la incalza per domandarle se questo un risultato abra un riflesso suya tenuta del governo giallo verde. Me lo uni non gradiste e le interruzione e si infuria, rimproverandolo in dialetto romano, zio mio, sin an me fai risponde. Vabe, allora, fermo un attimo, ricominciamo da capo perché non si fanno le cose così. E le inviato di la siete la incalza per domandarle se questo un risultato avrà un riflesso suya tenuta del governo giallo verde. Me lo uni non gradiste e le interruzione e si infuria, rimproverandolo in dialetto romano, zio mio, sin an me fai risponde. Vabe, allora, fermo un attimo, ricominciamo da capo perché non si fanno le cose così. Enrico Mentana commenta divertito, non potevamo perderci questo usiparietto. Poi però su Facebook prende le difese della leader di Fratelli d'Italia, Amicus Plato, sed magas amica veritas, su molti siti anche autorevoli vedo citato un passaggio della nastra diretta della nate scorsa sulle elezioni abruzzesi. In cui si sostiene che Giorgia Meloni, intervistata in collegamento da Pescara, avrebbe pronunciato una bestemmia. E anche a posteriori, riascoltando la registrazione, non ne trovo traccia. Ma proprio no, se le avessi sentita sarei doverosamente intervenuto. La Meloni, come tutti i politici, può essere criticata per le sue scelte o dichiarazioni, e anche io le ho fatto quando mi sembrava giusto. Ma stavolta non c'è proprio discussione.